Roberto Pomili, contrabbassista, già diciamo vecchia conoscenza del Festival della Valle d'Itria, però oggi in una versione tutta nuova, molto caliente, ricordando Piazzolla con i tuoi colleghi, col quale mi dicevi avete iniziato un percorso internazionale. Internazionale, sì, abbiamo iniziato qui in Italia, però si sta diffondendo questa cosa anche all'estero, al nord Europa. E i prossimi concerti li faremo a Madrid, li faremo, già loro sono andati in Finlandia, io non potevo andarci per altri motivi, quindi andremo anche in Olanda, però ci stiamo interessando prima di diffondere questo progetto in Italia, poi anche all'estero. Mai questa passione per Piazzolla, per il tango in generale, questa musica così passionale? Beh, Piazzolla, beh, semplice, Piazzolla è stato uno dei più grandi compositori argentini di tango, ha rivoluzionato la musica proprio del tango nel secolo, nel Novecento, la seconda metà del Novecento. E quindi io il bandoneonista per esempio siamo conosciuti in tournée in Asia, in Cina, a Seoul, a Shanghai, e avendo la stessa passione per questo compositore abbiamo deciso di mettere su questo progetto e portarlo avanti ricordando il Piazzolla. Il tango è una musica assolutamente mediterranea, molto latina, e voi l'avete portata anche in Oriente. Come viene percepita questa musicalità proprio nostra, della nostra terra? Beh, il tango ha sempre successo, anche perché è una musica molto, molto diretta, un ritmo incalzante sempre, e quindi anche la melodia, specialmente la musica di Piazzolla, non lo so. È bella perché non è il tango tradizionale, è una fusione tra la musica classica e il jazz, anche perché Piazzolla era un classico e un grande improvvisatore. Lui non è che ha inventato una conseguenza naturale, ha formato questo genere perché ha fuso questa musica classica e questo jazz con la pronuncia di tango, è uscito fuori il tango di Piazzolla. Abbiamo avuto sempre il successo, questa è una cosa molto, molto bella per noi, abbiamo questa passione. La tua esperienza invece con la musica, quando nasce, come nasce, e se sei sempre stato, diciamo, motivato da questo tipo di strumento così imponente? Io ho iniziato a 14 anni, ho iniziato con il basso elettrico, amante del rock blues, e tutto è nato perché entrai in una discoteca e sentivo sempre questo basso che si ballava sul basso, sul ritmo, e niente, mi è caduto dal cielo proprio, e dopo ho deciso, il giorno dopo sono andato a comprarmi un basso, mi hanno trovato un insegnante e da lì è nata la cosa magica, perché ho iniziato con un insegnante che all'epoca aveva 84 anni, quindi mi parlava di quando suonava in orchestra, nei cinema muti, che quindi mi ha subito affascinato. E niente, poi dal basso al contrabbasso e andando avanti, e sono andato a fine un po' in Olanda, un po' in Cina, un po' a Madrid, ora vivo a Madrid e beh, sono contento. La tua esperienza passata al Festival della Valle d'Itria invece com'è stata? Ma positiva perché io ho lavorato anche 10 anni nel Teatro dell'Opera, anche allo Sferistero, a Macerata, nelle Marche, e qui è un altro tipo di festival perché si sono opere inedite, opere sconosciute, e quindi è un repertorio che devi scoprire, anche per chi va a ascoltarlo è un po' curioso, perché sono opere che non hai mai ascoltato, mai visto, quindi è tutto da inventare, tutto bello. Possiamo sentire qualche nota di questo strumento meraviglioso? Come no?
Viene voglia di ballarlo anche per chi non lo sa ballare. Infatti, questo, la pronuncia è quella immediata, di ti spinge a ballare subito. I miei colleghi lì stanno. Sì, a ritmo di mani. Ecco, grazie e speriamo di rivedervi presto qui a Martina. Grazie a voi, buonasera.